Nello scorso video. Amore mio, passo io, grazie. Bella bionda! Ma è? Ora possiamo partire col video. Insomma, anche io che faccio stasera? Andiamo bene, proprio bene. Sai che c'è? Nel frattempo io esco. Qua stanno i limiti di velocità. Non si sorpassano i 60 km orari. Oh. C'è una moto dietro. Prego, adesso. Ora, che bello umore, che bello anime. Attento. Ti scappi. Oh, è impennato. Quello hanno fatto incidente, e capita. È impennato, madonna mia. Aspetti me! Arrivo! Prima o poi, ma arrivo! Fido! Si può andare? No, non si può andare! Sessamb! Ehi là, che curvetta, vai! Ti saluto in curva! Perché sono un pro player! Che belle curve! No! Madonna! Guardale qua! La peppino! Siamo più gli stessi come se samba. Ok, la smetto, ma tu iscriviti al canale. Rossi c'è! Eh no, perché tutto questo tempo sta ancora quello. Io sopra a marciapiede? Sul marciapiede, piano piano. Vai piano piano, insomma, capito? Piano piano, siamo andati. Ma ci sono ben andato. Guarda, però stava bene, frate. Guarda, mai ci partì un bennato. Mamma mia. Ma non è. Ma questo è un po' allora. Un pozzio. Oh, guarda, andate. Ma sì! Madonna, mi stanno congelando le... Madonna, c'è il bello! Attento! C'è il bello! Che ce n'è buono a me, poi la congeliamo pure! Spero che poi la scongeliamo! Ma se mo prendo un gelato, ecco a posto! Finisco di congelare la testa! Allora... E il raffreddore! Dai! Sì, che bello! Ecco, molto probabilmente l'ho preso ieri sera. Il problema è che io quando prendo il raffreddore mi sento peggio di quando io prendo la febbre. Infatti oggi non tenevo proprio voglia di fare niente, non so come ho fatto a riditare 3-4 minuti di video. Bravi, vi divertite senza di me davanti, eh! Che avete fatto? Il party vostro? Guardate, senza di me non ci si diverte come... Va bene, non è detto quello. C'è il raffreddore, sono noioso adesso. Wait a minute. Cose da pazze. Mo girano. Senza freccia. Ormai li conosco a memoria! Scusa, non ci posso credere. Questa moto stasera, penso che avete visto la clip, no? Ha deciso di andarsene. Allora, io innanzitutto ho sbagliato. Il problema è che forse è stato anche il fatto che l'asfalto fosse molto scivoloso in quella zona, non so, sto andando a ipotesi adesso. È entrato l'ABS, il freno non mi frena, ovviamente ABS, capirai, ti smorza la frenata.
E raga, non so come ho fatto a frenarmi. Fatto sta che stavamo andando pianissimo, stavo ai 15-14, non mi ricordo. Io mi sono scusato ovviamente con i ragazzi, ovviamente loro hanno tutta la ragione del mondo per avercela con me, perché giustamente loro stavano sulle strisce, avevano in qualsiasi modo la ragione. E io mi sono incazzato giustamente con l'ABS, perché è stato realmente rischioso. Io mi sono veramente cagato sotto. Io è raro che mi metto paura in moto, perché più o meno le situazioni le riesco a gestire col sangue freddo. Ma stasera, raga, proprio sono andato in pallone, sono andato in panico. Sono andato talmente in panico che non mi è venuto manco l'istinto di dire vabbè, freno tutto col posteriore. No, non mi è entrato letteralmente in testa, sono entrato nel panico. Comunque raga, veramente chiedo ancora scusa a quelli là che stanno attraversando le strisce. Non so se vedranno mai questo video, ma letteralmente raga vi chiedo scusa. Purtroppo è capitato, non deve capitare. Si spera che non capiti più, perché a sto punto io preferisco non averlo l'ABS. Io non ho capito perché non ho manco tirato tutto il freno. Quello che mi fa incazzare a me è che io sto cazzo di freno l'ho tenuto leggermente, come se stavo così, freno così, ma tranquillo proprio. Cioè, dici tu, non è che hai fatto una frenata, perché comunque era una situazione tranquilla per me. Stavo andando a 10 all'ora, freno normalmente, non mi metto a inchiodare. Ora sono sicuro che se inchiodassi in questo momento l'ABS non entrerebbe, è cado. Invece quando non doveva entrare, perché letteralmente non c'era bisogno, non stavo neanche frenando, si può dire. Non stavo frenando forte. Ha deciso di andare. Sinceramente raga, mi sono arrabbiato tantissimo. Infatti ora sto tornando a casa proprio perché cioè, no.